Ciao a tutti, vi parlo dopo aver mangiato, così controllo se i denti sono puliti. Bene, vi ho parlato di propaganda. Immagino che qualcuno di voi sia rimasto in dubbio, anzi più di uno sicuramente, ma uno potrebbe essere questo. Se davvero la propaganda è così, perché comunque, cioè, ci saranno comunque dei giornalisti che sono indipendenti, che hanno le loro idee e che vogliono esprimerle. Come fa il giornale a bloccare queste notizie? C'è veramente la censura? Sappiamo che praticamente non c'è nel senso stretto della parola censura, però in realtà c'è un tipo di censura che viene operato quando si selezionano i giornalisti, per esempio. Adesso immaginate avere un Giulietto Chiesa, più giovane, più inesperto, ma con le idee di Giulietto Chiesa. Un giornalista così, secondo me, farebbe molta fatica a trovare un posto di lavoro. Nel momento in cui le sue idee vanno totalmente contro a quello che tutti gli altri dicono. Pensate su Aleppo, per esempio, ve ne parlerò le prossime volte, però adesso purtroppo nei media occidentali stanno dicendo un sacco di sciocchezze su Aleppo. Chi potrebbe scrivere questo su un giornale? È difficile, infatti Giulietto Chiesa, persone come Giulietto Chiesa, Diego Fusaro, scrivono su blog, magari sono associati al Fatto Quotidiano, eccetera, però li invitano anche in televisione per parlare quei 2-3 minuti, non di più, e neanche sui canali principali, insomma, vanno sulla 7. E questa è già un po', se volete, una forma di censura. E poi, comunque, è vero che la verità filtra, cioè si trovano articoli nei mezzi occidentali che riportano, diciamo, anche l'altra parte, quella che generalmente viene omessa, però sono pochissimi e bisogna andarle a cercare perché non appaiono mai in prima pagina. Vi faccio un esempio, probabilmente nessuno di voi sa che Vauro l'anno scorso, nel 2015, mi pare in inverno 2015, non vorrei sbagliarmi, è andato in Ucraina, nell'est, nel Donbass, a filmare la guerra. E quando è tornato hanno prodotto uno o due video per il Fatto Quotidiano in cui lui dice delle cose che sono abbastanza scandalose, nel senso che vanno totalmente contrario alla narrazione che voi conoscete. Mi pare di ricordare che lui addirittura dice, cerco di ricordare proprio le parole, che è difficile non scorgere un disegno di pulizia etnica da parte del governo ucraino contro i ribelli filorussi o la popolazione filorussa, contro i civili, intende proprio, perché vengono sistematicamente distrutti ospedali e scuole. Quello che noi leggiamo adesso sulla Siria, no? Questi video sono sul Fatto Quotidiano, mi metto il link in descrizione, guardateli perché vale la pena, ma è finita lì e mi sembra un po' strano, voglio dire, io capisco che Vauro non è un giornalista, è comunista, magari non è può non essere così obiettivo, però quando uno scrive quelle cose, secondo me il giornale dovrebbe cercare di verificare, di approfondire. Capisco che non puoi mandare altri inviati, magari non hai le risorse, però comunque puoi cercare in rete, puoi andare a vedere, a sentire l'altra parte, andare a vedere altre fonti, cosa dicono gli osservatori dell'OSCE, cos'è OSCE? Organizzazione su Sicurezza, Cooperazione Europea, una cosa del genere, ma sono osservatori in gran parte europei. E diciamo più o meno indipendente, secondo me un po' più controllati ovviamente dai paesi dell'Unione Europea, però diciamo è l'organizzazione più indipendente che al momento c'è in Ucraina ufficiale.
si possono leggere i rapporti, cosa scrivono quando vengono colpite vittime civili e si possono verificare tutti i fatti, però questo non è stato fatto. Questi video che va ora prodotto sono passati veramente sotto silenzio, non sono stati messi in prima pagina, eccetera. Sono apparsi sul sito e basta, è finita lì. E questo, secondo me, è parte di propaganda. Non voglio dire che c'è un disegno da parte, in questo caso del Fatto Quotidiano, di silenziare chi la pensa in maniera diversa. Probabilmente è stata una decisione presa così sì, perché sembrava la cosa più giusta nel momento in cui tutti dicono una cosa e salta fuori uno che dice l'opposto. Probabilmente non l'hanno considerato, il Fatto Quotidiano stesso probabilmente non ha considerato Vauro come una fonte credibile, nonostante tutto quello che abbia filmato, eccetera. Così. E nei prossimi giorni allora vi parlerò di Aleppo, che finalmente si appresta a festeggiare il Natale. Nessuno lo dice, ma è così. Finalmente possono farlo dopo che gli islamisti sono stati mandati via dalla parte est della città, ma di questo ve ne parlo un'altra volta. Ciao ciao.